presento Tecne, il mio angolo creativo all'interno del cantiere trasalimenti di Rocca Calascio. Ho deciso di esporre queste opere dal titolo Tecne e ho voluto sottolineare come l'incuria dell'uomo, la non cura dell'arte anzi, riesca a distruggere ciò che l'uomo aveva creato con l'arte. Tecne è la tecnica per esprimere l'arte. Questa chiesa famosissima di Rocca Calascio, completamente in disuso, è una denuncia. Anche questa qua è arte e andrebbe curata con l'arte. Si può vedere la fotografia in bianco e nero, trasformata con programmi di fotoritocco, però lasciando l'affresco a colori, così come originariamente era stato dipinto. Però si può notare anche l'incuria dell'uomo, come dicevo poc'anzi, nella cura dell'arte, l'arte che viene distrutta dall'uomo che prima aveva creato. Io qui ho soltanto registrato quello che è l'arte della natura, questo bellissimo scorcio del Bosco di Sant'Antonio, ma anche qui, in un contesto simile, abbiamo bisogno di conservare quest'arte. Durante i miei corsi di fotografia, più di qualcuno mi chiede se il digitale abbia modificato la fotografia e rimangono stupiti quando io affermo che il digitale può aiutare sotto certi aspetti, ma non ha portato niente nel discorso della creatività. La creatività è tutt'altra cosa. Il digitale, come tutte le tecnologie, aiutano, però bisogna saperle utilizzare, bisogna saperle gestire e anche nelle immagini che avete visto prima c'è il discorso della creatività e c'è poi il discorso della tecnologia che mi ha aiutato a modificare l'immagine ripresa. Ma questa è una cosa che si faceva anche prima. Ricordo nel far vedere una delle prime fotografie nel 1841-42 già ritoccate da fotografi dell'epoca, nessuno crede che è di quel periodo là. Adesso si è più facilitati con il discorso del computer, però ci devono essere i contenuti, ovvero ci deve essere l'idea, ci deve essere, altrimenti possiamo avere il computer più potente, la macchinetta migliore che ci sia, che ci permette di scattare 40 fotogrammi al secondo, tutti i tipi di obiettivi, ma se manca l'idea, manca la creatività. A volte nel realizzare per esempio la fotografia industriale, la fotografia pubblicitaria, si è legati a dei paletti dove a volte bisogna fare un passo indietro per quanto concerne la creatività. Perciò sono contento di partecipare a questo tipo di eventi, queste mostre, proprio per mettere in risalto la mia parte artistica. Volevo ricordare l'internazionalità di questa mostra, sono presenti artisti di tutto il mondo. E qui potete osservare il catalogo che è stato presentato giovedì sera da Gabriele Di Pietro, il curatore della mostra, un bellissimo catalogo dove sono riportate tutte le opere. La foto più bella la devo ancora fare, come devo leggere ancora il libro più bello, come devo vedere ancora il film più bello.